Live Social. Buonasera e bentornati con noi amici di Live Social, siamo di nuovo qui su Radio Veronica One. Anche questa sera non vi abbiamo lasciati soli, anzi continuiamo a intrattenervi, a tenervi compagnia con le nostre interviste e con i nostri ospiti. E ci sono venuti a trovare in questa occasione Enzo D'Antoni, operatore del benessere titolare del Tocco Armonico Center, ed Erika Mainardi, collaboratrice nella formazione della tecnica di tocco armonico. Intanto ciao ragazzi, benvenuti. Ciao Nicoletta. Ciao Nicoletta. Dunque, intanto mi raccontate un po' effettivamente come nasce questa tecnica, la tecnica del tocco armonico? Sì, nasce nel 95, io ero già un massaggiatore al tempo e avevo già un po' di esperienza con le tecniche di massaggio e mi vengono fuori delle intuizioni, seguo queste intuizioni e mi sperimento in alcune pratiche manuali. Mm-hmm. Vedo che più rallento il massaggio e più le persone riferiscono benefici. Nell'arco di 2 anni cerco di formalizzare la tecnica e su invito di altre persone alle quali l'ho fatto provare, che erano persone con più esperienza nelle tecniche di massaggio, mi suggeriscono di dare un nome. Quindi nel 97 nasce il tocco armonico. Fantastico, quindi in realtà ormai esiste da un po', sì, insomma, da 21 anni, 22 anni. 22 anni. Sì. Fantastico. Quindi in che cosa consiste effettivamente questa tecnica? Consiste in un massaggio molto 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 lento, quasi impercettibile. E la cosa interessante è che non parte dalle mani dell'operatore, ma parte dal corpo della persona ricevente. Questo cosa significa? Che le zone anatomiche sulle quali vanno a posarsi le mani dell'operatore esprimono delle espressioni sensoriali, mm-hmm, sulle quali l'operatore va a creare dei movimenti lentissimi, micromovimenti, in assecondamento a queste richieste sensoriali. Questo cosa genera? La stimolazione della farmacia endogena della persona. Okay. Quindi la produzione di ossitocina, dopamina, serotonina, endorfine, stimola la produzione di cellule immunitarie, va a tonificare l'umore e va a calmare la produzione di ormoni dello stress, perché l'ossitocina agisce sia sull'amigdala che sulla corticale surrenalica. Credo di avere bisogno del tocco armonico. Credo sì, proprio sì. Perfetto, ok. Quindi benefici chiaramente che insomma la persona che riceve questo tipo di tecnica può constatare quali sono. I benefici sono molteplici, veramente tanti. Si va da questo rilassamento molto profondo, tant'è vero che le persone che lo ricevono dicono, anche per una seduta di una mezz'oretta, riferiscono che alla fine della seduta si sentono riposati come se avessero dormito 8-10 ore profondamente. Ma che bello! E che era da anni che non dormivano così profondamente. È una roba fantastico, che ti stendo veramente. Okay. Infatti è indicato. Poi non lo puoi fare in pausa pranzo perché sennò sei rovinato. No, si può fare in pausa pranzo perché tu ti rilassi e poi ti viene una tonificazione incredibile, cioè ti senti rigenerato perché stimola l'empowerment della persona, va proprio a implementare il self-empowerment, quindi le risorse resilienti. Durante la seduta ti rilassi, riposi, è come se facessi un sonno profondo, mm-hmm, e poi puoi ripartire a fare la tua giornata lavorativa. Esatto, perché non è che rimani stordito. No, assolutamente. Anzi, hai una bella sensazione di ovattamento dove pensi a te, e a quello che è anche benefico per te. Certo. Rispetto a tutto il mondo intorno che comunque, insomma, prende un po' le distanze e ti permette veramente di fare delle cose che sono utili nella tua giornata, di ottimizzare i tuoi tempi, le tue scelte. Ma uno può farlo quando vuole? Assolutamente, sì. Cioè una volta alla settimana come una volta al giorno? Sì, anche più volte durante il giorno, tant'è vero che in ospedale, visto che è praticato anche in ambito ospedaliero, in ambito sanitario, a volte viene praticato più volte durante la giornata ai pazienti. La cosa interessante è che agendo sulla dissoluzione dello stress, la persona si sente più alleggerita e quindi in grado di reagire al quotidiano con energie nuove, rinnovate.
e favorisce il sonno, agisce sull'ansia, sugli stati di depressione. Ragazzi, mi serve il sottocco armonico, non avete idea, no, non avete idea, giuro. Te no, lo ce l'avete. Provare, te lo dobbiamo vieni fare. Vieni a trovarci, te lo regaliamo, te lo regaliamo. Giuro, vengo domani. No, ma adesso, vabbè, dopo, adesso non interrompiamo l'intervista, no, ma dopo, no, veramente, no, sono iper seria. Veramente, no, pazzesco, bellissimo, sì, vengo. Tra l'altro se vieni a scopo preventivo è meglio. Meglio ancora. Che no, purtroppo non è più a scopo preventivo, ve lo dico già. Sei già in uno stato avanzato di stress. Molto avanzato, veramente molto avanzato. Tanto qua non si può mentire, l'effetto l'ho provi su te stessa, quindi non possiamo assolutamente sarò poi una prova vivente di tutto ciò che ci stiamo dicendo oggi. Appunto, vi occupate chiaramente anche della formazione, di formare altri operatori, no? Sì. A chi si rivolge fondamentalmente la formazione che offrite? Si rivolge soprattutto a medici, infermieri, psicologi, educatori, ostetriche, fisioterapisti. Mm-hmm. E in più abbiamo allargato il corso di formazione a naturopati, kinesiologi, massaggiatori appunto olistici e della disciplina del benessere. Fantastico. Ok, quindi insomma in realtà è un bel modo per anche per altri tipi di professionalità, come può essere anche soltanto uno psicologo, poter dare un aiuto concreto anche sotto questo punto di vista al paziente, alla persona che si rivolge in quel caso al professionista. Sì, sempre di più ci si sta avvicinando alla parte corporea. Anche gli psicologi ci rimandano che effettivamente, oltre al verbale, nelle situazioni di stallo dove magari la decisionalità, il percorso sono in un momento fermo, passare attraverso il corpo favorisce i collegamenti mente, corpo stesso, e quindi la persona riesce attraverso una consapevolezza non verbale, perché poi è proprio questo, a trovare delle soluzioni. Enzo prima ti parlava dell'empowerment, la persona trova effettivamente le sue risorse personali per trovare la sua strada, capire cos'è meglio per sé, sai, in quei momenti dove dici ma dove vado, cosa faccio? No, ma io ti capisco perfettamente, perché sembrate che state esattamente, come dire, come, anche se io non volevo dirlo a tutti, ma spiegando il mio momento vitale di questo periodo, quindi cioè ti capisco benissimo, capisco cosa stai dicendo. A caso, esatto, sono d'accordo anche su questo. Quindi dove possiamo ricevere questa tecnica a sto punto? Il tocco armonico si può ricevere presso il Tocco Armonico Center, in via Piobesi 7 bis a Torino. E su appuntamento, quindi telefonare appunto al nostro numero di riferimento. E ci teniamo a dire che il tocco armonico è un marchio registrato, proprio per il tipo di utilizzo che viene fatto, e negli anni con la formazione e anche con il refresh curiamo proprio la qualità della tecnica portata avanti dagli operatori. Certo. Quindi selezioniamo anche le persone formate in modo tale da garantire un livello alto della tecnica. Certo, quindi io adesso lascio tutti i riferimenti utili a tutte le persone che in questo momento ci hanno ascoltato e che si sentiranno magari come me bisognose di ricevere il tocco armonico. Quindi diciamo c'è un numero di riferimento che è il 338-6753-797. Ricordiamo l'indirizzo del Tocco Armonico Center, quindi via Piobesi 7 bis a Torino chiaramente. C'è anche un sito di riferimento www.toccoarmonico.it, potete andare a visitare le pagine social, quindi Facebook Tocco Armonico Center, oppure Instagram Tocco Armonico, oppure ancora, se non vi basta, inviare una mail a info@toccoarmonico.it. Beh, Enzo, Erika, veramente complimenti, io vi ringrazio per essere stati con noi, è stato super utile e sicuramente ci rivedremo, però per ora vi ringrazio e vi auguro una buona serata e ti aspettiamo per la seduta. Assolutamente. Grazie mille. Grazie Nicoletta. Ciao, ciao a tutti. Live Social.